Eccoci qua e benvenuti a tutti per un nuovo appuntamento con A proposito di Cinema Radio, periodico indipendente di cultura, informazione cinematografica a cura della redazione di AS Cinema, l'arte del cinema nello spazio di un podcast. Ospite della puntata odierna sarà Federico Tadolini, autore di un volume rivolto ad Eli Roth. Ricordiamo che il regista statunitense acquisì la fama di regista di genere dopo la realizzazione di Cabin Fever, film horror comedy dalle tonalità spiccatamente splatter. Roth è considerato uno dei più dotati autori del genere horror in una cerchia ristretta di registi recentemente scoperti. Il suo film più famoso è probabilmente Hostel, pubblicizzato e prodotto da Quentin Tarantino, e per ricambiare un po' il favore che Tarantino fece a Roth pubblicizzando e producendo il suo terzo film. Ecco, Eli Roth ha diretto il fake trailer di Thanksgiving presente in Grindhouse di Quentin Tarantino e Robert Rodriguez. Federico Tadolini ci darà ulteriori informazioni circa il suo volume subito dopo la sigla. Ciao a tutti gli amici di A proposito di cinema e in particolar modo ad Antonio Latorre Giordano, che mi ha contattato per parlare del saggio cinematografico Horror Fever, il cinema eccessivo dell'Eli Roth. Io sono autore appunto di questo saggio ed è la mia seconda collaborazione con la casa editrice Shutter, curata da Nico Parente e da Alessia Urlata. Precedentemente avevo scritto per loro Demon Driver, che verteva sul regista danese Nicholas Winding Refn. Eli Roth. Chi è Eli Roth? Eli Roth è semplicemente una delle menti più poliedriche del cinema contemporaneo. Regista, quasi sempre autore dei propri soggetti e sceneggiature, attore ed è anche produttore. Oltre che l'autore di un canale su YouTube, Crypt TV, dove seleziona i migliori cortometraggi americani che si possono vedere in modalità gratuita. Il suo esordio avviene con Cabin Fever, che è un film che suscita immediatamente molto scalpore per la violenza mostrata, ma anche per le numerose sottotematiche presenti e una certa cattiveria abbastanza inusuale per l'esordio di un giovane regista. Ma il buon Eli viene alla ribalta grazie al successivo film che suscita veramente molto molto scalpore, ovvero Hostel, che insieme al filone di Saw dà l'inizio a quel sottogenere chiamato torture porn, che però si esaurì in brevissimo tempo. E Eli Roth, dopo questi film, riesce ad ottenere anche una parte come attore nel famosissimo film di Quentin Tarantino, Bastardi senza gloria, nella parte dell'orso ebreo, per poi proseguire la sua attività di regista con altri film che però non hanno avuto lo stesso successo. Cito ad esempio Death Wish, il giustiziere della notte, Knock Knock,
e il controverso The Green Inferno. Eli Roth, il cinema di Eli Roth è un cinema destinato prevalentemente al fruitore di cinema horror. In particolar modo si può contraddistinguere per appunto per l'eccessiva violenza. Ed è sotto questo punto di vista che abbiamo cercato di strutturare questo libro, partendo appunto principalmente dai film come regista, per passare poi alle svariate collaborazioni che ha fatto. Detto questo, dico che la prefazione del libro è stata curata da Fabio Zanello e la prima edizione è uscita nel settembre del 2021. Un libro che si può trovare in qualsiasi libreria o reperibile attraverso la casa editrice Amazon e gli altri canali sul web. Recentemente sono usciti anche due documentari pubblicati che vertono sulla storia del cinema horror pubblicati dalla Midnight Factory, dove vediamo Eli Roth nelle vesti di presentatore, mentre da casa sua intervista personaggi celebri. Del mondo celebre storici del mondo del cinema horror e anche altri registi che nel loro piccolo hanno comunque cambiato il decorso del cinema horror, come ad esempio Rob Zombie. Detto questo, vi consiglio appunto la lettura di Horror Fever e abbiamo deciso di strutturare questo libro nella maniera più semplice possibile, ovvero senza utilizzo di termini tecnici, ma facendo perno appunto su come il cinema di Eli Roth sul pubblico medio. Grazie a tutti per l'attenzione, ciao! Horror Fever, il cinema eccessivo di Eli Roth per i tipi di Shutter Edizioni. Abbiamo ospitato oggi Federico Tadolini, che è l'autore del volume monografico dedicato appunto al regista statunitense, che salutiamo e a cui auguriamo un buon cammino professionale. Io sono Antonio Latorre Giordano, saluto tutti voi e vi do appuntamento ad una prossima occasione. State bene. A proposito di cinema, è il podcast che insegue un'idea di cinema classico, un deposito di storie che ci sembra importante condividere.